Ciao a tutti, belli e brutti! Finalmente sono tornata ed è una settimana che non giro video perché sono stata via a Malta! Sono stata appunto a Malta con la scuola e sono tornata questa domenica e questo appunto sarà un video haul slash vlog riguardo appunto quello che ho fatto e comprato, l'esperienza che ho fatto a Malta, e poi vi racconterò un po' quello che è successo quando sono tornata, perché c'è da raccontarvi qualcosa. E niente, cominciamo subito. Sono andata a Malta con la scuola per una sorta di stage di una settimana in cui praticamente ogni giorno andavamo in questa scuola a parlare inglese, a fare delle lezioni in inglese e poi visitavamo dei posti. Sono partita questa domenica scorsa di mattina e il viaggio in aereo è durato più o meno un'ora e mezza, due, adesso non ricordo di preciso, però forse sulle due ore, ecco. E siamo arrivati alla Valletta, poi abbiamo preso il pullman per andare a St. Julian's e praticamente poi siamo stati accolti dalle famiglie, perché degli studenti della mia scuola, eravamo in una trentina, siamo stati divisi in gruppi per essere appunto accolti in diverse famiglie, in diverse case, e praticamente io ero insieme per esempio a tre mie compagne di classe, la Giada, la Jess e la Patty, che saluto, e ognuno appunto andava nella propria famiglia. Quindi poi il primo giorno abbiamo conosciuto la famiglia e poi vabbè siamo andati a fare un giro in centro appunto con la nostra mamma, io la chiamavo mamma. E poi altre cose che abbiamo fatto, vabbè, andavamo la mattina a scuola e facevamo un'ora e mezza di lezione dalle 9 alle 10 e mezza, mezz'ora di pausa e poi un'altra ora e mezza fino a appunto mezzogiorno e mezzo. Poi avevamo la pausa pranzo di un'ora e potevamo decidere se mangiare i sandwich che ci preparava la nostra mamma o se magari andare in centro, perché appunto noi eravamo a St. Julian's e a San Giuliano, praticamente in italiano si chiama San Giuliano, c'è il centro che si chiama Pacheville, con Bay Street che è un centro commerciale molto grande con un sacco di posti per mangiare, un sacco di bar, ristoranti, c'è anche il McDonald's, e poi in Pacheville c'è tutta una sfilza di bar e locali e ristoranti dove fanno anche il giapponese, la pizza, c'è anche Burger King, quindi ognuno poteva decidere di andare a mangiare dove voleva. E quindi c'era la pausa pranzo, poi si ritornava a scuola a 1:30, dove c'era il pullman che ci aspettava per portarci appunto in giro. Abbiamo visitato un sacco di posti, abbiamo visitato come per esempio la Valletta, Blu Grotto, Medina, la vecchia capitale di Malta, poi abbiamo visitato Rabat, abbiamo visitato un sacco di città molto carine. Mi è piaciuto molto perché comunque è un'esperienza nuova, è stato qualcosa di diverso rispetto alle solite gite, perché le solite gite che magari durano 3 o 4 giorni, sei sempre di fretta, sei sempre di corsa, non si sa mai che cosa si guarda, che cosa si fa. E invece lì è tutto bene programmato, hai tempo di fare quello che vuoi, di fare i tuoi giri, puoi uscire tutte le sere, perché alla fine noi la sera uscivamo tutte le sere e ci divertivamo un casino, perché appunto in Pacheville c'è questa scalinata con ai lati tutti i bar uno dietro l'altro, cioè sono bar uno dietro l'altro ed è una cosa spettacolare. Tu puoi andare dove vuoi, il pomeriggio ci sono i PR che ti danno i bigliettini per magari un free drink o uno shottino gratis, e quindi poi la sera puoi divertirti un casino. C'è un sacco di musica, ogni locale ha un tipo di musica diversa, è veramente, veramente molto bello per chi magari vuole fare quel tipo di vacanza, quindi con degli amici magari divertirsi. Volevo farvi vedere anche le cose che ho acquistato, perché ho comprato qualcosina, e la prima cosa che vi faccio vedere è questa felpa qui che ho dovuto appunto prendere, come vi ho detto prima, per necessità, perché non avevo più vestiti puliti, perché avevo il bagaglio proprio contato, cioè avevo tutti i vestiti contati, appunto uno per un giorno, per un giorno. E alla fine, quando faccio queste cose, quando mi organizzo in questo modo, io sporco le cose alla velocità della luce, come per esempio una felpa grigia che avevo, che mi ero portata, l'ho sporcata in 5 minuti perché mi hanno rovesciato del caffè addosso e quindi non avevo più vestiti puliti e mi sono dovuta prendere appunto una felpa. Ho preso questa qui in un negozio che si chiama Jennifer ed è una felpa molto carina perché all'interno c'è tutti i pelucchi e quindi è piuttosto pesante ed è l'ideale per questa primavera, comunque magari anche per l'autunno, ed è questo blu spento molto molto carino e di stile molto simile alle felpe di Pull & Bear, perché Jennifer io sinceramente non l'ho mai sentito in Italia come negozio, però là a Malta c'era. Poi altre cose che ho preso, una è stata la maglietta di Malta, quella dell'Hard Rock Café, perché l'anno scorso ho preso quella di Venezia e quest'anno ho deciso di prendere quella di Malta appunto perché ero a Malta, e questa l'ho pagata sui 23 euro. Poi ho trovato Pull & Bear alla Valletta
e ho trovato questi pantaloni che ho preso anche qui sempre per necessità, ma perché comunque li volevo prendere. Era da un po' che avevo in testa di prendere questi pantaloni e sono praticamente dei pantaloni semplicissimi di tuta, di una tuta, e hanno qua questa fascia nera in vita e poi sono tipo melangiati, grigi, neri e bianchi con in fondo il risvolto, e sono molto molto comodi, tengono abbastanza caldo, quindi anche questi per la primavera sono l'ideale, e li ho pagati sui 15 euro, erano scontati. E infine, sempre da Pull&Bear, ho preso una cover per il telefono, che è questa qui che ho su in questo momento. Mi piace un casino perché i colori sono molto primaverili e mi piacciono da morire, mi piace molto anche la fantasia azteca particolare, così mi piace. Sono stracontenta oggi di girare questo video perché c'è una luce spettacolare, perché appunto sta arrivando la primavera e fa luce per più tempo anche nel pomeriggio, è molto bella, c'è il sole, fa caldo, la temperatura è proprio l'ideale, poi stanno sbocciando i fiori e sono stracontenta, io adoro la primavera. Poi cos'altro dirvi di Malta? Se avete magari qualche domanda, perché non penso di avere altro da dirvi, a me è piaciuta molto come gita e è stata ben organizzata dalla scuola secondo me, quindi sono rimasta molto contenta di appunto questo viaggio. Se avete qualsiasi domanda lasciatemi un commento qui sotto, perché può essere che mi dimentichi qualcosa. Poi passiamo al sequel, cioè quello che è avvenuto dopo Malta. Allora, sono tornata domenica questa e vabbè, lunedì sono andata a scuola tranquilla, sciallissima. Martedì mattina mio fratello mi ha attaccato l'influenza e quindi ho passato il delirio, l'inferno, cioè è stato un qualcosa di orrendo, una cosa schifosissima, e praticamente il water e il bagno era diventata la mia nuova dimora, perché appunto dovevo stare chiusa in bagno per ora, perché appunto stavo male. E sono stata male molto per 2 giorni, questo è il terzo giorno, e vabbè, adesso ho soltanto magari qualche fitta alla testa, qualche fitta alla pancia, però sto molto meglio, infatti domani penso che ritornerò a scuola a frequentare le lezioni. E comunque è stata una cosa orrenda, davvero ho patito un casino. Tra l'altro non ho mangiato niente in 3 giorni, perché tutto quello che mangiavo poi lo rimettevo, non riuscivo a mangiare nulla, sono stata veramente veramente molto male. E alla fine adesso vabbè riesco a mangiare qualcosina, e tra l'altro ho perso tutti i chili che avevo messo su a Malta, perché a Malta ho mangiato tantissimo e malissimo, e cioè non a livello di gusto, proprio a livello di cose, perché sono stata molto spesso al Burger King, al McDonald's, e cioccolatini, e dolcetti, e la pizza, e quindi alla fine tipo avevo messo su 2 o 3 chili, li ho tirati giù, e tra l'altro ho tirato giù molto di più rispetto a quello che avevo messo su a Malta, quindi sono stradimagrita appunto per questa influenza. E però vabbè, adesso sono tornata, oggi ho anche deciso di fare un video perché mi sentivo meglio, quindi stiamo bene. E niente, questo è tutto quello che vi volevo dire per questo video. Se avete qualche richiesta per alcuni video, lasciatemi un commento qui sotto. Io ho parecchie idee, vorrei fare il No Mirror Makeup Challenge, anche se sono stra in ritardo. Poi mi è stato richiesto il video tag Sparliamone, che io ho già fatto, ma poi ho eliminato quel video probabilmente perché non mi piaceva, quindi lo rifarò. E poi avevo in mente di fare tipo un canale dove magari vi parlo più della mia vita personale, più dei fatti miei, qualcosa di random su di me, più che magari di make-up. Faccio quindi un canale, questo qui, Miki Tutorials, dedicato appunto al make-up, agli outfit, al beauty e alla moda. Mentre invece poi volevo fare un altro canale in cui parlavo praticamente di me, della mia vita, facevo dei vlog o dei video tag in cui parlavo appunto di me. È un'idea che secondo me potrebbe funzionare, non sono sicura di farlo perché comunque io parto con questa idea mille, come per esempio l'idea di fare un canale in inglese che poi non ho più aperto anche per questioni di tempo. Sono idee che mi piace, che mi piacerebbe avviare, però vorrei avere il vostro consenso e magari qualche vostro parere, quindi lasciatemi sempre un commento qui sotto. E se avete qualche richiesta appunto per i video, fatemi sapere, perché sono un po' a corto di idea, perché a parte quei 2 video che ho detto, sì, poi dovrei fare un makeup tutorial, però poi non c'è nient'altro che ho in mente di fare attualmente. Quindi se avete qualche idea voi, qualche cosa per ispirare questa povera giovincella, fatemi sapere. E niente, questo è tutto per questo video, spero vi sia piaciuto, mi fa piacere di essere tornata, e tra l'altro nella settimana in cui sono stata a Malta un sacco di persone si sono iscritte al canale, quindi sono super 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 contenta e
ringrazio tutte appunto per queste iscrizioni che si sono verificate in questi ultimi giorni. Sono veramente veramente molto molto contenta. Vi lascio come al solito nell'info box tutti i link ai miei vari altri profili come Facebook, Twitter, Instagram, Ask.fm, il blog, Tumblr, tutto quello che c'è. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!